Dunque, i lavori riprendono con uh, la relazione del dottore Enrico Astuni, giudice nel Tribunale di Torino, attualmente giudice delegato, ma uh, per dieci anni è giudice delle esecuzioni nello stesso Tribunale. Il uh, dottor Astuni in particolare ci parlerà dei vizi della vendita dell'aglio pro aglio dell'opponibilità, dei vincoli edificatori e pertinenziali, oppure vincoli di altra uh, natura uh, derivanti da convenzioni urbanistiche e questo sia nell'esecuzione che nel uh, fallimento. Quindi la parola al dottor Astuni, ecco, uh, cerchiamo di contenere i tempi anche per gli ultimi due relatori in modo tale da finire puntuale e lasciare un minimo di spazio al dibattito finale. Grazie. Grazie, sono molto contento di essere qui per, in questo bellissimo contesto, in questo convegno interessantissimo. E per fortuna qualche cosa sul mio tema è già stato anticipato, eh, specialmente dalla relazione introduttiva del consigliere Macagno, che giustamente ha ricordato che l'aggiudicatario non ha tutela nella vendita forzata per quanto concerne la garanzia per vizi, perché l'articolo 2922 esclude che possa far valere tale garanzia. Si è detto che una delle spiegazioni più convincenti della, garanzia, della esclusione della garanzia per vizi nella vendita forzata riposa nel fatto che la vendita forzata come tale ha un'esigenza intrinseca di stabilità, stabilità dei risultati della vendita forzata che vuol dire non soltanto del trasferimento ma anche dell'acquisizione del prezzo in sede di distribuzione da parte dei creditori. Questa esigenza di stabilità fa sì che eh, sia legislativamente valutato come inopportuna la persistenza di uno strascico di obbligazioni eh, a seguito dell'avvenuto trasferimento del bene. Non ci può essere strascico di obbligazioni dal lato dell'aggiudicatario perché sappiamo che nella vendita mobiliare il prezzo si paga per contanti contestualmente, nella vendita immobiliare il decreto di, tra di trasferimento è emesso dopo che il prezzo è stato versato. Egualmente nelle procedure competitive deformalizzate del 107 legge fallimentare, il giudice purga, emette il decreto di purgazione dei vincoli solo dopo eh, l'avvenuto versamento del prezzo, come ricordava prima il notaio Calderone. Eh, questo, se c'è questa esclusione, di di, eh, se si esclude la persistenza di obbligazioni. Dal lato dell'aggiudicatario, egualmente dal lato dei creditori, non ci può essere una persistenza di obbligazioni, tantomeno di garanzia. Questa spiegazione, che ha una sua plausibilità, trova però un limite logico nello stesso codice civile, perché il 2921, mentre nega la norma che segue la tutela per vizi, riconosce però all'aggiudicatario un'azione. Per il caso di evizione. Azione di ripetizione dell'indebito. Come si fa a valere? Si fa a valere anzitutto sul prezzo se non, se non è stata ancora distribuito, si fa un'opposizione al riparto perché quella somma verificatasi l'evizione non spetta ai creditori per la distribuzione deve essere restituita. Se invece eh, il prezzo è già stato distribuito quando si è verificato il fatto evizionale allora potrà agire in ripetizione individualmente nei confronti di ciascun creditore o del debitore per l'eventuale residuo. Ferma la responsabilità del procedente per danni e spese. E allora queste due norme in qualche modo si guardano ed esigono una sistemazione unitaria. Secondo me c'è un problema di contemperamento di esigenze, sono due norme frutte, frutto dell'esigenza di questo contemperamento. Da un lato la stabilità della vendita forzata, la stabilità dei risultati, dall'altro la salvaguardia del nucleo essenziale dello scambio. Eh, non c'è eh, lesione del nucleo essenziale dello scambio quando la cosa è affetta da vizi, eh, materiali, mancanza di qualità magari risultino dagli atti della procedura. C'è un vulnus al nucleo essenziale dello scambio quando si verifica un fatto di evizione, totale oppure parziale. Eh, e allora questo spiega per quale motivo la, il vulnus al nucleo essenziale dello scambio legittimi la tutela della giudicata. Se così è però, questa... Lettura complessiva delle due norme ci offre anche un criterio per risolvere i casi non regolati perché il libro sesto del codice si disinteressa di tutte le tutele del compratore diverse da evizione e vizi, si disinteressa della mancanza di qualità promesso essenziali, 1497, si disinteressa degli oneri eh, non apparenti, non dichiarati né altrimenti conosciuti dal compratore. Previsti dal 1489, oneri che limitino la facoltà di disporre e di godere del bene, si disinteressa soprattutto dell'aliut pro alio, che rientra secondo la giurisprudenza tradizionale nell'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento. Allora, eh, è da tempo acquisito come dato giurisprudenziale, a partire almeno da una cassazione dell'81 alla 1698, che l'aggiudicatario è tutelato per il caso di aglio pro aglio, perché la norma 2922 si dice deve essere intesa restrittivamente. Si può applicare alla mancanza di qualità, non si può, alla, ai vizi eh, materiali, eh, a ciò che rientra nella garanzia per vizi, non si può applicare a fattispecie più gravi. E io sono d'accordo con questa giurisprudenza che ormai è stabile perché nell'Aliud pro-aliut abbiamo una radicale vanificazione dello scambio nei termini in cui è stato divisato nel bando di gara. Cioè il bene può essere materialmente identico ma è un bene giuridicamente irriducibilmente diverso rispetto a quello che è stato descritto. Il bene reale non coincide con il bene descritto. E allora chiaro? Per quale motivo, fatta questa premessa, il terreno di elezione, il diritto urbanistico, il diritto amministrativo sia un terreno di elezione privilegiato per eh, l'emersione di fattispecie di aliud pro alio? Perché? In definitiva perché la pianificazione del territorio, con valore conformativo della proprietà, determina facilmente delle diverse qualificazioni degli immobili sia sul piano, delle, sul piano delle facoltà dominicali, sia sul piano delle facoltà di disporre, sia sul piano delle facoltà di godimento di destinazione a determinati usi o non destinazione a certi usi del bene. E nella misura in cui eh, potere di disporre e facoltà di libero godimento si riconoscano come comune sentire attributi qualificanti della proprietà, Ricordiamo la definizione del Code Napoleon dell'articolo 832, codice civile, eh, queste limitazioni, vincoli amministrativi urbanistici si traducono in una possibile emersione di aliud pro alio, non abbiamo una proprietà di diritto comune, abbiamo una proprietà diversa, o in oneri non apparenti non dichiarati. Ora, qui fare una rassegna di ipotesi sarebbe veramente esorbitante, una rassegna analitica di ipotesi sarebbe veramente esorbitante, però io ne eh, lancio alcuni esempi perché a mio modo di vedere sono quelli che più ricorrono nella pratica e possono fornire una cornice in cui inserire i casi singoli. Innanzitutto possiamo avere vincoli e limitazioni che si impongono alla proprietà in termini reali senza onere di convenzione urbanistica. Pensiamo anzitutto al vincolo idrogeologico, eppure il vincolo idrogeologico è certamente un vincolo tale da snaturare la destina possibile destinazione edificatoria dell'area. C'è anche qualche precedente di Cassazione, mi pare una Cassazione 2005-8045, eh, Cassazione del 94-11018, che discutono di questo punto. L'area viene... Eh, promessa, viene descritta dalla perizia, viene descritta dal bando di gara come area edificabile con un certo indice di fabbricabilità, una certa copertura sta il fatto che c'è un vincolo non rilevato che eh, svuota di contenuto quell'edificabilità è un fondo che resta teoricamente edificabile ma non può essere destinato a quei fini è, è evidente l'emersione dell'Aliud Proatio ma pensiamo ancora alla bonifica dei siti inquinati, dove la legge 152 del 2006 prevede, agli articoli 250 e 253, che nel caso in cui non possa rispondere colui che ha inquinato, risponda il proprietario. E il proprietario ha un onere reale di bonifica o di subire l'esecuzione in danno da parte dell'amministrazione. A questo segue la iscrizione di un onere reale nello stesso certificato di destinazione urbanistica con privilegio speciale immobiliare. Eppure il caso dei siti inquinati è molto ricorrente, insomma, se non altro nei fallimenti. Idem se ragioniamo dell'abusivismo edilizio. Noi tutti sappiamo che la legge sul condono, articolo 17.40, ha esonerato gli immobili abusivi dal, eh, esiste, dalla necessaria esistenza del titolo a costruire. Anche un immobile totalmente abusivo può essere venduto giudizialmente in esecuzione individuale oppure concorsuale. Prima ancora può essere ipotecato perché l'abuso del debitore non può andare, non può ripercuotersi pregiudizialmente sulla sfera giuridica dei creditori. I creditori hanno diritto ad eseguire. Ma attenzione perché la vendita forzata non è lì dell'abuso, non porta sanatoria dell'abuso. A regime l'aggiudicatario eh, ha un termine di grazia di 120 giorni per chiedere a sua volta la sanatoria, ma questa sanatoria potrebbe non essere richiesta o non essere concessa concedibile perché c'è una difformità tra gli, eh, il fabbricato così com'è e gli strumenti urbanistici vigenti o al tempo dell'abuso o al tempo dell'esecuzione. E quindi di nuovo abbiamo una situazione in cui il bene comprato per vendita forzata è in qualche modo dimidiato nelle sue facoltà perché non si accompagna a ciò il potere di nuovamente disporne e alienare per atto intervivos, visto che alla giudicataria tornerebbe ad applicarsi il limite. Ma ci sono poi vincoli urbanistici che si applicano per convenzione o convenzione trascritta. E anche qui riscontriamo possibili contiguità con i fenomeni di cui ci occupiamo agli Proaglio 1489. Divieti di alienazione. Noi pensiamo, possiamo pensare, ad esempio, alle case ex Gescal, e eh, come è noto, l'articolo 28 della legge 513 del 77 prevede che per dieci anni dall'assegnazione in proprietà e comunque fino all'integrale pagamento del prezzo quell'immobile sia inalienabile. Analogo divieto di alienazione si riscontra frequentemente nelle aree soggette a piano di insediamento produttivo. Ora si applicano questi divieti di alienazione nella vendita forzata eh, individuale concorsuale, la Cassazione nell'87 risponde di no, ragionando di un alloggio ex gescal e direi che risponde a ragione per due motivi primo perché non c'è nella vendita forzata quella ratio del divieto di alienazione, che è di evitare la speculazione propria del debitore, che acquista e rivende subito dopo a prezzo più alto, secondo perché è norma generale della vendita forzata è che chiunque salva il debitore può offrire. Egualmente per le stesse ragioni, per incompatibilità con i meccanismi della vendita forzata, non si può applicare neppure la prelazione che eventualmente sia prevista dalla convenzione di Dizi, Prelazione a favore di ATC del Comune. Però questi stessi divieti di alienare tornano applicabili quando si discuta invece della posizione dell'aggiudicatario. Così come lo stesso aggiudicatario dovrebbe fare carico quella convenzione che limiti. In via imperativa, con una politica di prezzi imposti tipica della politica per la casa degli anni 70, i prezzi di rivendita cessione e locazione. Eh, mi riferisco in particolare, come è noto, sia agli alloggi in diritto in proprietà superficiaria di cui alla legge 865 del 71, quelli superficie per 99 anni rinnovabile, sia agli alloggi costruiti in forza di una convenzione Bucalossi della legge 1077. In entrambi questi casi c'è un prezzo imposto che è no, marcatamente inferiore rispetto al prezzo di mercato. Qui il problema della vendita forzata è anzitutto un problema di perizia del giudice, cioè, quale, co, come dovrà essere periziato. Eh. A prezzo di mercato, a prezzo di convenzione, la questione è quel vincolo si applica oppure no alla giudicataria. A mio modo di vedere continua ad applicarsi perché quella proprietà resta nel regime della superficie 99 ennale e quella proprietà resta soggetta alla convenzione Bucalossi trascritta. E quindi credo che sia necessario guardare al prezzo di eh, convenzione come parametro per fissare la base d'asta, fermo restando che poi non ci sarà certo un problema di... Eh, superamento di quel limite perché quella norma di prezzo imposto non si può applicare all'asta, non si può applicare alla vendita giudiziata. Eh, ultimo caso di cui posso accennare: prima di passare all'esame della tutela processuale dell'Aglio Pro Proaglio, parcheggi della legge Ponte. Noi abbiamo legge Ponte famosa legge 765 del 67, abrogata nel 2005, ma l'abrogazione non ha valore retroattivo per giurisprudenza pacifica, quei parcheggi eh, previsti nel eh, progetto eh, assentito con concessione edilizia dal comune sono per la quota obbligatoria riservati all'uso eh, all dei condomini dell'edificio. Possono essere di proprietà di un terzo e quindi possono essere espropriati, ma il terzo che non sia al contempo titolare dell'unità immobiliare nell'edificio non può avere il godimento. Se ha questo godimento è precario perché rischia di subire l'azione da parte dei condomini per il riconoscimento del diritto reale d'uso e questa azione viene ammessa dalla giurisprudenza anche nei confronti della vente causa da proprietario costruttore che magari si sia riservati parcheggio. Quindi abbiamo un eh, possibile pignoramento, un godimento che pre precario, un rischio giuridico di evizione parziale significativa perché il diritto reale d'uso del condomino svuota il significato di quella proprietà separata dall'uso, proprietà dello spazio a parcheggio e questo può avere una ripercussione evidente nella vendita forzata. Fatto questo passaggio vediamo qual è il mezzo processuale per far valere l'aglio pro alio nella vendita forzata individuale e fallimentare. È stato sostenuto in dottrina, ma solo in dottrina, da bonsignori che si potrebbe rinvenire la norma di tutela nel 2921, cioè l'azione di ripetizione del prezzo, data per il caso di evizione. Io su questo non sono d'accordo perché l'azione di ripetizione del prezzo non è un'impugnativa del titolo. Nell'evizione non c'è una questione di impugnazione del titolo perché la vendita è inefficace, il bene non è di proprietà del debitore, ergo non può essere acquisito dalla giudicataria. Nella vendita forzata connotata da aglio e proaglio, invece, questo problema di impugnazione del titolo si propone. Cioè l'attribuzione patrimoniale è radicalmente inesatta, però è efficace, ed è solo l'invalidazione del titolo che può aprire la strada alla ripetizione del prezzo. Inoltre, e questo segna, marca la distanza tra vendita forzata, tra eh, evizione e aglio e proaglio, nell'evizione non c'è un problema di restituzioni reciproche. Il bene è evitto dal terzo, l'aggiudicatario ha diritto alla ripetizione del prezzo. Nell'aglio pro aglio, invece, il problema delle reciproche restituzioni c'è ed è molto forte, perché l'aggiudicatario può avere diritto alla restituzione, ma al contempo deve restituire il bene. E il problema si pone in termini molto eclatanti: non è mai stato affrontato, credo, in ex professo quando il processo esecutivo oppure fallimentare si è ormai chiuso. Come si fa a restituire, facciamo il caso dell'esecuzione individuale, un bene alla procedura esecutiva perché la procedura rinnovi gli atti a partire dall'atto viziato, quando il pignoramento è stato cancellato, quando i gravami, le ipoteche sono iscritte sull'immobile, sono state cancellate. Questo è un punto delicato di cui ci si deve fare carico. fallimento, magari, avendo una liquidazione generale del patrimonio può avere tempi diversi, però il problema in mia teorica si pone anche lì. Eh, opinione che era corrente nella giurisprudenza era dunque che l'aglio del proaio si facesse valere con un'impugnativa negoziale. Questa impugnativa negoziale era modellata sulla falsa riga dell'impugnazione contrattuale. La giurisprudenza, non avendo un indice normativo a cui attaccarsi, fatto riferimento ora a un'azione di nullità sostanziale, ora a un'azione di risoluzione per inadempimento, quindi chiarissimo il retaggio della disciplina di diritto comune, ora infine ad un annullamento dell'offerta per vizio del consenso tramite un'azione contrattuale quella del 1427-28 codice civile. Però anche qui emergono delle criticità. Il primo punto è che l'errore è rilevante se è riconoscibile dalla controparte. Ma chi è la controparte dell'offerente che potrebbe e dovrebbe riconoscere la falsa rappresentazione dell'aggiudicatario? Se pensiamo ad una procedura esecutiva individuale dove non c'è quella trattativa preliminare, quella selezione preliminare dell'interessata all'acquisto a cui accennava il dottor Macagno prima, giustamente, e che invece è caratteristica dei fallimenti, perché non si può pensare di vendere un'azienda pubblicando l'annuncio sulla stampa di Torino e pensando, ma magari qualcuno verrà, bisogna fare una ricerca preliminare, bisogna fare una due diligence, bisogna esaminare. E dopodiché... Una volta che c'è un eh, interessamento effettivo si può pensare di eh, uscire con una procedura competitiva. Però nell'esecuzione individuale questo non c'è. E allora come si fa, ripeto, in una, a pensare in una procedura competitiva aperta che abbiano rilevanza le aspettative soggettive del singolo partecipante? È chiaro che qualunque aspettativa dell'offerente non può che fondarsi sull'avviso di vendita e sulla perizia. Ogni altra aspettativa di possibile uso o destinazione del bene che non si traduca in una mh, concreta previsione della perizia, in una, eh, che non si traduca in un affidamento legittimamente, fondatamente riposto sulla perizia, non può essere rilevante nel processo esecutivo. E allora si arriva al punto, secondo me, che in qualche modo invalida come non fondata la conclusione della possibilità di impugnare l'offerta per vizio del consenso. Ed è il fatto che il vizio dell'offerta, l'offerta dell'interessato eh, all'acquisto è viziata, perché a sua volta è l'avviso di vendita, il bando di gara, la perizia ad essere viziata, per travisamento della situazione di fatto e di diritto dell'immobile. E questo vizio della perizia non enuncia, non espone il vincolo idrogeologico, non fa le misure eh, ipotecarie, non rileva l'esistenza di una vecchia convenzione edilizia trascritta oltre il ventennio e via dicendo, questo vizio che non viene tempestivamente rilevato dall'ufficio, anzi, in qualche modo l'ufficio pubblicando la perizia crea un affidamento legittimo si propaga e contamina l'offerta a seguire e tutti gli atti successivi conseguenziali. E allora si arriva alla conclusione a cui secondo me è difficile sfuggire, a cui arriva anche la Cassazione Ultima 7708 del 2014 con eh, estensore il Dottor Franco De Stefano. Da prima però c'era una vecchia Cassazione, la 102 del 65, che decidendo un regolamento di competenza d'ufficio attribuiva la competenza a decidere dell'impugnativa dell'offerta per errore in sostanze, in quel caso si trattava di una vendita di quadri di Raffaello che risultavano essere copie, la giudicatario impugna per errore e la Cassazione dice giustamente è la competenza del giudice dell'esecuzione perché quell'impugnativa dell'offerta per errore in realtà è un 617, quindi competenza funzionale del giudice dell'esecuzione. E allora la conclusione è appunto che l'aliut pro alio, io credo anche in 1489, si devono far valere con l'opposizione agli atti come rimedio tendenzialmente generale di invalidazione degli atti processuali. È chiarissima la ragione di politica del diritto che sta sotto questa scelta. Della Cassazione 7708, che in qualche modo si pone in antitesi a quelle altre Cassazioni che dall'83 fino a pochi anni prima hanno ammesso con una certa tranquillità e senza interrogarsi sul vero regime. Dimmi tu quando posso. Okay. Eh. Dicevo, quella, eh, la ragione di politica del diritto io credo sia abbastanza chiara, c'è una netta preferenza per la stabilità della vendita forzata, anche a discapito della tutela dell'aggiudicatario. Optare per il rimedio 617 vuol dire infatti assoggettare l'aggiudicatario al termine decadenziale di 20 giorni dalla conoscenza dell'atto. E questo è un passaggio interessante secondo me perché negli ultimi anni ci siamo abituati a pensare alla stabilità della vendita forzata come una salvaguardia, un baluardo a tutela della giudicataria. Pensiamo al 187 bis disposizioni d'attuazione, per cui l'estinzione sopravvenuta alla chiusura anticipata del processo esecutivo, sopravvenuta alla giudicazione anche provvisoria, non porta pregiudizio alla giudicazione. Quindi la giudicataria è uno ius in rem alla. Eh, emissione del decreto di trasferimento subordinatamente al versamento del prezzo. Pensiamo ancora alla Cassazione Sezioni Unite del 2012 che, traendo spunto, a mio modo di vedere impropriamente, dall'articolo 187 bis che riguarda altro, ha però concluso giustamente che la vendita forzata resta salva anche se dopo l'aggiudicazione, dopo l'emissione del decreto di trasferimento viene caducato si scopre la inesistenza del, del diritto di procedere all'esecuzione forzata del procedente. Ad esempio, faccio valere un decreto ingiuntivo, questo decreto ingiuntivo viene revocato integralmente dal eh, giudice dell'opposizione, ma l'opposizione a decreto ingiuntivo è sopravvenuta alla vendita. Quella vendita resta salva secondo Cassazione e Sezioni Unite. E io credo giustamente, anche se per motivi diversi rispetto a quelli che dalla. Cassazione. Qui invece ci troviamo nel caso dell'Aliut Pro Aglio come interpretato dalla Cassazione 7708-2014 in un caso in cui la stabilità della vendita non è alleata ma antagonista dell'aggiudicatario che invece, secondo la vecchia giurisprudenza, poteva beneficiare di un ben più ampio spazio per agire in giudizio. Dico eh, tre cose e chiudo in modo da stare nel Primo punto quale può essere la decorrenza del termine. E non può essere la conoscenza legale dell'atto, mi pare chiaro, infatti la Cassazione non fa questo errore perché l'aliud pro è un vizio extraformale, dipende dalla irriducibile diversità, nonostante la eh, materiale identità, del bene come è stato promesso nel bando di gara e del bene come è, è realmente esistente. Quindi la cassazione fa decorrere il termine dalla scoperta o dalla possibilità di scoprire con ordinaria diligenza l'aliut pro aglio, operando una sorta di generalizzata remissione in termini. Qui si può discutere del criterio dell'ordinaria diligenza che in realtà è un unicum nella materia dell'opposizione agli atti esecutivi. Io credo che ragionando in termini di non imputabilità del ritardo nella proposizione dell'impugnazione si potrebbe tranquillamente fare riferimento non alla conoscibilità con ordinaria diligenza ma alla eh, conoscenza salva poi la possibilità dei creditori di dimostrare una conoscenza anteriore o di eh, far valere la tardività dell'opposizione perché quel vizio era così facilmente riconoscibile che non può non essere stato riconosciuto ma questa è una presunzione semplice non è un eh, criterio legale, non è, la norma secondo me dovrebbe continuare a fare riferimento alla conoscenza e non alla mera conoscibilità. Parlare di conoscibilità però introduce, ci riporta ai vincoli derivanti da convenzioni, perché dicevamo che convenzioni edilizie, urbanistiche sono anche trascritte. E allora possiamo dire che l'aggiudicatario ha l'onere di scoprirsi da sé perché questo rientrerebbe nell'ordinaria diligenza quello che il perito non ha rilevato, cioè per esempio che la convenzione di lottizzazione, una convenzione Bucalossi o un PIP erano trascritti nei registri immobiliari e continuavano a conformare lo statuto della proprietà, io credo di no, credo che si debba tutelare, si debba privilegiare l'affidamento fatto sull'atto della procedura, cioè sulla perizia. Infine, è possibile un'impugnativa per aglio pro aglio a processo esecutivo ormai chiuso? Questo è un punto interrogativo che io rilancio come dubbio perché non ho una risposta chiara e non ce l'ha neanche la Cassazione 7708, che infatti lo, lo, lascia, lo lascia lì, lo fa trasparire ma non, eh, non prende posizione, non, non avrebbe l'onere di prendere posizione perché decide sulla tardività della opposizione proposta dopo eh, nove mesi dalla conoscenza, a processo esecutivo ancora in corso. E il punto è questo, che l'opposizione agli atti, come tutte le opposizioni esecutive, è necessariamente incidentale. Però necessariamente incidentale vuol dire che ehm, quando il processo si chiude perché è divenuta definitiva la distribuzione del ricavato, quell'opposizione non è più proponibile. La Cassazione però dice, e c'è anche ottima dottrina che lo eh, ammette, ad esempio Riani nella monografia sull'opposizione agli atti esecutivi, che se il vizio fosse scoperto dopo la chiusura del processo esecutivo se il processo esecutivo più non pende queste sono le parole della Cassazione spetterà all'aggiudicatario un'azione autonoma già però il punto è che, che azione autonoma spetta all'aggiudicatario è un'azione di annullamento è un'azione risarcitoria nei confronti di chi ha provocato quell'affidamento deluso dai fatti oppure è come io credo che sia più corretto, anche se la dimostrazione potrebbe essere lunga e la lascio all'eventuale dibattito, un'azione di arricchimento senza causa. Non c'è restituzione del bene, non ci, può, non ci può essere restituzione del bene una volta che il processo è chiuso, ma la differenza dovrebbe essere ripetibile dai creditori. E io con questo, sperando di essere rimasto nei termini, eh, chiudo.